I massacri di Bucha, più di 400 i corpi dei civili rinvenuti dopo il ritiro dei militari russi, pesano sui nuovi negoziati di pace tra le delegazioni di Mosca e Kiev. Secondo alcuni osservatori, le trattative potrebbero addirittura saltare. La Russia nega ogni responsabilità e chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, perché sostiene di avere le prove che quei corpi per strada, quelle fosse comuni, siano in realtà una sceneggiata dell'Ucraina con l'aiuto della NATO per incolpare il Cremlino e bloccare i colloqui di pace. Intanto cresce l'indignazione a livello internazionale. L'alto commissario per i diritti umani, Michelle Bachelet, si dice inorridita e parla di possibili crimini di guerra. Più netto il presidente statunitense Joe Biden. Processare Putin per crimini di guerra e continuare a dare armi all'Ucraina. Washington vuole cacciare la Russia dal Consiglio dei diritti umani. L'Unione Europea preannuncia un'indagine congiunta con Kiev sui crimini di guerra e nuove sanzioni, senza escludere il settore dell'energia e il petrolio russo. Ma non tutti gli europei sono d'accordo. Se il francese Macron chiede misure chiare su petrolio e carbone, la Germania insiste: impossibile al momento interrompere l'import del gas russo, mentre la Lituania espelle l'ambasciatore russo. Anche la Turchia, che continua a stare sia con Putin che con la NATO, chiede un'inchiesta indipendente sui fatti di Bucha. In questo clima la pace sembra sempre più lontana.